Via Lunati a Itaxarf. Questa è una delle strade sulle quali punta il comune per rimpolpare il bilancio con le multe per i mozziconi di sigarette. Infatti, dopo i manifesti e dopo la distribuzione dei posaceneri tascabili, che è stato un momento di bella figura dell'assessore Novello Carboni, si è fatto letteralmente una sega. Ecco qua, questa è la situazione. Io già immagino quanti soldi il comune incasserà con le multe. Quanti soldi! Oh, a proposito di soldi, sarebbe interessante anche sapere quanto costa una panchina di quelle che sono state collocate a Villa Torlonia. L'assessore Carboni aveva detto che l'avrebbe reso noto, ma probabilmente per mia incapacità, a mia insaputa, non sono riuscito a trovare questa voce di spesa nel sito del comune. Restano sempre le cicche abbondanti che neppure le piogge sono riuscite a portare via. Ecco qua, della serie facciamo come Renzi, rimborsiamo i debiti della pubblica amministrazione entro 6 mesi, entro il 31 ottobre 2015 facciamo questo, facciamo quell'altro, e non hanno fatto un emerito tubo. Dedico questo filmato a quell'angelo di mia moglie che mi sopporta e mi supporta.